tutti e Zugu benvenuti in un nuovo video dedicato a Miss Marvel, la nuova serie TV Marvel Studios in uscita su Disney Plus. Benvenuti nella mia reaction al primo episodio della serie e per chi non avesse mai visto una mia reaction, questa qua è la mia reaction editata con tutti i migliori momenti e l'episodio messo in alto in piccolino. Mentre invece in descrizione troverete il link per la reaction senza tagli con un minutaggio al quale sincronizzare l'episodio. A parte ciò, io al momento attuale ho già visto il primo episodio, vi dico già che c'è pure una scena dopo i titoli di coda, quindi guardate tutto il video fino alla fine. Nelle prossime ore, prossimi minuti uscirà anche la mia analisi di questo episodio e chiaramente anche per le prossime settimane continueremo così, reaction, analisi, insomma un pochettino come le altre serie. Io personalmente vi dico già che mi è piaciuto molto questo primo episodio, vedremo poi come sarà il secondo. A parte ciò, vi auguro una buona visione. The Weeknd. Oh, hanno cambiato scena, hanno messo Doctor Strange e pure Hulk da Ragnarok, giusto? Pam pam, hanno messo Moon Knight nella sigla. Oh, bellissimo. Ah, cosa ha fatto? Una serie della battaglia per la Terra. Le navi aliene ci invadono, Thanos fa lo stronzo con le gemme dell'infinito. Ah, sta parlando praticamente di Endgame e poi arriva Captain Marvel. Tan 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 tan. Intervista di Scott Lang. Prima ha distrutto le navi di Thanos. Eh sì, ha messo un attimo a distruggerlo. Lo so, pam 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 pam. Oddio! Ovviamente non sappiamo esattamente. La sta difendendo, bellissimo! Bellissimo il fatto che la sta difendendo anche nel mondo reale, perché molti dicono questa cosa qua del che sta facendo. Ricordate, nuovi episodi ogni mercoledì. Mettete like, commentate e iscrivetevi a Slot Baby Productions. Baby Bradivo. Na 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 na. Oh. Arrivo a me. Kamala, per favore, non dimenticarti di controllare gli specchietti ogni 15 secondi. Sì. Certo. Sai che non devi veramente guardare negli specchietti troppo spesso, vero? Sì, invece. Ascolta, due approcci un po' diversi. Ah, perché devo fare scuola guida. Che quanti anni ha lei? Ha 16 anni, forse. Che ne pensi? Alve. Stai riaccendendo la macchina? Certo. Ma... bello il loghetto così. Cazzo, beh, ovviamente starà bocciata. Mi dia le mie chiavi. Ok, Kamala, andiamo. Ciao, lo faccia su. Abbiamo visto tanti incidenti nel tempo. Un po' di green screen qua, mi sa, eh. È una questione generale. Insomma, io provengo da una lunga stirpe di sognatori. Bello. Pam 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 pam. Sei ripresa da quell'incidente? Come Camelia. Oh, mattinata brutta. Bruno, ho scommesso che superavi. Ho colpito la sua macchina con la mia. Quindi presumo addio Avenger Con. No, 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 no. Andiamo all'Avenger Con, assolutamente sì. Oh. Ah, lei è quella al diavoletto, beh. Ora che ha migliaia di polli. Ah, ok. 80.000. Per favore, il prima possibile. Hai fatto una... Grazie, signor Ok, Wilson. Signor Wilson. E chi è il signor Wilson? Tipo lo psicologo. È quello con i gattini. Settimane particolari. Madonna. Molto divertente. Ehi. Ehi. Cosa? Davvero? Ti sto parlando da appena 30 secondi. Sono tantissimi 30 secondi. Sì. Tra poco dovrai presentare domanda per il college. Immagino che tu lo sappia, ma ci sono i test, gli iscritti, i colloqui. Fai volontariato. Anzietta. Kamala, hai capito che non voglio spaventare. Beh, non lo so se stai raggiungendo l'obiettivo, eh. L'ombra che riflette me. Sta citando la canzone di Mulan. Eccolo, il Circle Q. Parapam pam pam. Il caschetto di Captain Marvel. Sono il primo in assoluto e i futuri studiosi scriveranno la storia dell'Avenger Con. Dove sarà iniziata? Qui. Comunque, continuo a pensare che se questa cosa la facessero nel mondo reale, sarebbe bellissimo. Avenger Con. Spero che ce lo facciano vedere in questo episodio. E la smetti di comportarti come se tua madre fosse Darth Vader. Ma ammettilo, sono diventato svitatamente bravo con l'aerografo. Carino. Bruno, devo ancora capire quale sarà. Oddio, c'è l'aspetto degli Avengers dietro, pure di Captain Marvel. Oh, Dottor Strange Marvel. Potrei mettere un mantello. Madonna, che figata sta roba. Una di quelle valchirie che compare sulle mura. Bellissimo. Captain Marvel zombie. Ti mangerò. Cos'è? Devono essere della cerimonia del Batcake. Ah, ne dovrebbe essere la nonna, no? Non vuole morire prima di aver dato tutte le sue. Eccoli. Le riconosce? Questa è spazzatura. Oddio, sembrano quasi dieci anelli quelli, eh.
metallico completi di Armani che comprano l'intero quartiere. Forse finalmente arriveranno Avvoltui in completo. È qualcuno che rivedremo, mi sa, eh. Qualche tizio potente. Sei troppo bassa. Non è lei troppo bassa, è il vestito che è lungo. Ah, salam aleikum, unibazzini. Ciao. Oh, sei troppo bassa per quello, Gianno? Sì, in effetti sei troppo bassa per quello. Ma come? Ma prima gli ha detto, cioè, ma dai. L'ho creato io. Okay. È il sistema Zuzu. Zuzu? Si connette a Zugu? Zuzu? Zugu? Spegni le luci. Ui. È un programma. Batti colo. Ah, bello. Vabbè, Alexa, Google Home. Ah, ma papà, devo chiedervi una cosa. C'è questa cosa che si chiama AvengerCon. Uh-huh. E Bruno, lui, ecco, è proprio dentro questa cosa. Ah, quindi lei la vende come voglio accompagnare Bruno. Zuzu, TV Rock. Quindi vorresti andare a una festa. Beh, non è una festa. Vi fidate di me, vero? No, no. Io non mi fido di te. Ma perché? Certo che si fida. No, invece no. Io al papà. Tu come sarai vestita? Captain Marvel, hashtag firula. Ehi, non gli piace, evidentemente. Sai, non vi sto chiedendo di andare a una festa e prendere della cocaina. Ah, è un bel esempio, però. No, perché non posso fare quello che fa una normale adolescente in questa casa, vero? Oh, andiamo, Betta, tu non sei normale. Ma perché non è normale? Ma perché loro sanno qualcosa che lei non sa. Bella, c'è la magliettina del bra, tipo, dei suoi studios, diciamo. A chi scrive? A Bruno? No, bellissimo. È uno stile che mi piace tantissimo, questo qua visivo che hanno sui LED, compare, vero? No, vabbè. Oh, che è quello? Che cos'è? Dai, ci sta bene. Sta vedendo quanto è attillato, forse, vero? Ah! Abbiamo deciso di lasciarti andare. Davvero? Sì. Davvero? Davvero? Sì, sì, ma ci sono delle condizioni. Eh sì, condizioni speciali. Una sorpresa per te. Hulk! Ha dato, l'ha tirato fuori, comunque. Era strano quando avevo visto la clip ed è strano pure adesso, E tu non puoi venire con me, non vestito in quel modo, perché è davvero umiliante. Se non andrai con tuo padre, allora non andrai affatto. Vabbè, ma potrebbe anche andarci, però. Vabbè. Una fune di fuga notturna. E chi lo nota? No, quella è Bradipo Nero e ci sono caduta una volta sotto. Due volte. Vuol dire che sono dei guanti quelli? Che sta creando qualcosa? Forse passo troppo tempo sulla fan art, i costumi... No, non smettere, Kamala, non smettere. Essere onesti, non sarà una ragazzina pakistana di Jersey City a salvare il mondo. Tra qualche giorno saranno anche loro. Vuoi salvare il mondo? Fallo. Allora salverai il mondo. Con il giusto equipaggiamento, guarda qui. Ah, visto che ha creato. Guanti, l'ho detto. Allora come si accendono? Da qui. E che cosa fanno? Combattiamo. Oh mio Dio, no. Vabbè, non fanno niente, è solo così. Luce. Aia. Oh, sangue. Ma lei comunque è presa da 10.000 pensieri in tutto ciò, ovviamente. Se non posso uscire di casa per andare all'AvengerCon, andrò all'AvengerCon senza uscire di casa. Ah, ok, era quello che pensavo anch'io. Vado alla finestra. Questo è il piano. Kamala, sei la migliore sorella del mondo. La migliore figlia di tutto il mondo. Al 55 metterò il miglior costume mai visto di Captain Marvel. Ok, mi piace. Magari fosse così. Deve essere di livello. Per favore, non mettere. Atterraggio da supereroi. No, mi sto cambiando. Finalmente il tuo lato geniale è utile. Vabbè, però quante volte può andare avanti questa cosa? Scendiamo dal ponte in bici saltando su un auto. A quanto sembra. Questo sarebbe stato un cameo perfetto per Stan Lee. Raggiunto il momento per goderci 60 minuti di divertimento all'Avengers. Basta solo un'ora, pochino comunque. Cioè, fare la gara di cosplay. Vincerò, ovviamente. Avrò la mia corona, che immagino sia di diamanti veri. E torno a letto. In camera giusto prima che mio padre arrivi alle 9:22. Questo è il piano. Ok, ci possiamo provare. Vogliono che tu metta qualcosa di tuo in Captain Marvel. Di tua madre l'aveva detto. La cosa sulla fascetta. Ah, ci metti i bracciali. E così quindi sblocca i poteri. Molto carine le musiche, eh. Pure prima ci ho fatto caso, molto belle. Dai, dai, prendi questi braccialetti. Oh.
Ah, quindi per ora non se li mette. Ma Beta, devi ascoltare quello che ha da dirti sui pappagalli. No. Quindi già stanno 10 minuti di ritardo, eh. Perché sembra, sembra un po' green screen, infatti, perché sta cosa, l'hanno fatta. Ha rotto l'albero. Correte, correte. Eccolo. No, scusi, signor autista, cazzo. Ma che coglione questo. Magari gli esplode la gomma al ritorno. Quindi l'Avenger Con lo fanno alla base di Capitan America. Ma si sentite pure la musichetta? Ma è tutto diviso. Tipo c'è Asgard, ci sono tutte le varie cose, no? Appunto. Bello. È il primo tributo a Natasha, mi sembra questo. Fighissimo, questo posto tocca guardarlo bene, eh. Però si deve vestire lei, cioè, cazzo. Ha paura di perdere contro di lei. Ma perché poi è l'amichetta, esatto, è Zoe, eh. Mettili, 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 vediamo che succede. Per la gara cosplay di Captain Marvel. Niente, appena li mette deve succedere qualcosa. Quello è Scarlet Witch. Ah, lui è Bruce Banner, vero? Sono Bruce Banner. Oh. Wow. Ma solo lei vede questa cosa che sta succedendo? No. Oh sì. Wow. Dove? Ora fa qualcosa, vero? Questa cosa l'hanno vista tutti, vero? Wow. Oh cazzo, l'ha decapitato? Vabbè, quanto sta rotolando. Sì, vabbè, ma dai, un po' eccessivo. Ma che cazzo, ma l'ha uccisa, tipo. Come fa a essere viva? La salva lei. Bello. Andiamo via. Sì, vabbè, però mi è parsa un po' esagerata la rotolata della testa di Ant-Man. E poi che lei non si è fatta niente, che gli è arrivato un... Ok che sarà di plastica, però per carità è grosso, arriva da lontano co... vabbè. La beccano. Poi c'è la mamma in camera, tipo. Wow. L'avevo detto. Chi è questa ragazza ribelle che scappa di notte? Io non sarei voluto uscire di nascosto, non vi volevo dire nulla di bugiardo, ma voi mi avete costretto. Voglio dire, chi vuoi essere in questo mondo, eh? Un'eroina. Una ragazza come questa, tipo cosmica, che ha la ragazza con la testa nel cosmo. Sì, mamma. Tan tan. Finisce mo la puntata, vero? Cosmica. Ogni tanto mi sembra quasi la musica di Pirati dei Caraibi, non lo so per quale motivo. Carini questi titoli di coda così. Comunque molto figa, molto bellina la puntata, eh. Mi è piaciuta visivamente come appare tutto. Il fatto dei fumettini, il fatto di quando parlano, di quando pensa. Veramente bello, ci sono una marea di easter egg, una marea di cose che poi analizzeremo nell'analisi. Per l'appunto ci dovrebbe essere una scena dopo i titoli di coda, però se non sbaglio, almeno in questo primo episodio penso che la mettano nel primo e ipoteticamente anche nell'ultimo. La mamma per ora è il personaggio che mi sta un po' più sul cazzo, però capisco anche che lei abbia la sua visione, ma sono sicuro che alla fine arriva ad accettare la figlia così com'è. Sicuramente mi ricorda alla lontana tipo Red della Pixar, proprio lontanamente come cosa, devo dire. E non mi dispiace, perché Red comunque mi era piaciuto. Sarebbe da capire appunto questa cosa dei poteri, più che altro, cioè comprendere se arrivano direttamente dai bracciali o se i bracciali attivano qualcosa che è in lei, e in quel caso lei potrebbe essere un'inumana, come dovrebbe essere. Però questa è una gran bella domanda, perché comunque tutto funziona con il bracciale. Tocca capire appunto che funzione ha il bracciale, che origine ha il bracciale nell'MCU rispetto, ovviamente, i fumetti. Cosa ha fatto la nonna e cosa fa la nonna? Evidentemente può essere pure una cosa collegata ai 16 anni di Kamala, perché lei dice che ha 16 anni, magari la nonna gli ha inviato questo pacco per i 16 anni. Bellissimo il fulmine con lei, bella come nel fumetto il disegno così. E che è sto logo? Fantastico così. Scenetta? Ah, è qualcuno che riceve il filmato, certo.
Oh, lui è il tizio del damage control. Portala qui. Ok, va bene, loro sono, diciamo, i cattivoni della serie di cui abbiamo parlato appunto nel precedente video, su tutto quel che dovete sapere prima di guardare la serie. Vedremo se saranno gli unici cattivi, perché non lo so, ci potrebbe essere qualcos'altro, magari legato ai poteri di Kamala, però sono estremamente curioso di vedere come continueranno nel prossimo episodio e in quelli a venire. Sono un totale di 6, li guarderemo ovviamente appunto insieme, faremo la reaction, analisi, insomma, le solite cose. A parte ciò, fatemi sapere cosa ne pensate di questo primo episodio, ci vediamo con tanti altri video, a breve uscirà anche l'analisi, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle, scatush!